sicuramente dobbiamo trovare la continuità durante la partita. È chiaro che questi ragazzi, era la prima volta che giocavamo il mercoledì, insomma, giocare due partite ravvicinate, tranne la Coppa Italia, non c'era mai capitato, quindi ci può stare che ci fosse qualche calo, insomma, qualcosa di fisico e anche mentale. Sono stati bravi a non concedere troppo alla spalla, anche se il secondo tempo non siamo partiti bene, si poteva fare meglio. Sì, Antonio è andato bene, sa che deve migliorare certe cose, per le qualità che ha può far sempre meglio, può migliorare ancora, deve sbagliare meno, però sicuramente oggi è andato bene, però non si deve fermare, non deve stare a sentire gli elogi che troppi gli fanno, secondo me. Bisogna rimanere coi piedi per terra e volare basso. Mister Ambrosino, è un ruolo nuovo che gli ha trovato, per entrare a gara in corso, porta bene o, a parte gli scherzi, che impressione ha fatto in questi due spezzoni Genova e Roma? No, gliel'ho detto che deve, insomma, migliorare la condizione a fine partita, gli ho detto non è che puoi giocare 20 minuti, bisogna che giochi 90. No, scherzando, insomma, purtroppo è stato fermo un po', già a dicembre aveva avuto un calo di condizione per qualche infortunio, poi è stato fermo due settimane, quindi ancora non riesce a partire titolare perché non ha più di mezz'ora nella gamba e quindi speriamo che, insomma, piano piano raggiunga la forma, anche se comunque è stato utilissimo nella mezz'ora che ha giocato. Mister, nell'ultimo periodo tanti ragazzi sono stati per molto tempo con la prima squadra, visto proprio il momento. Quanto è stato importante per loro, per la loro crescita soprattutto? Ma, sicuramente quando ti alleni con la prima squadra impari tante cose che non riesci, magari non vedi qui nel settore giovanile. Sicuramente se i ragazzi sono intelligenti, quando fanno esperienza allenarsi con i più grandi, possono crescere velocemente. È chiaro che poi quando vengono poi a giocare le partite con noi si devono calare nella realtà nostra, che è tutto un altro mondo, e quindi è anche difficile poi tornare dalla prima squadra come ha fatto Vergara, come Sacco, Costanzo, insomma tutti quelli che si sono allenati, Cioffi, quelli che si sono allenati in quel periodo con la prima squadra. Devo dire che sono stati bravi, rimangono coi piedi per terra, come dicevo prima per Antonio ma anche per gli altri, è sicuramente un valore aggiunto allenarsi con i grandi e poi venire a giocare con noi. Come sta Yusai dopo quello che è successo a Genova, e poi un giudizio anche sui nuovi arrivati, Toccafondi, De Luca, insomma come si sono inseriti per il momento in squadra? Ma Toccafondi è già da un po' che si allena con noi, da dicembre, quindi lui è già più avanti. È chiaro che erano due anni che non giocava partite, quindi la condizione non è quella migliore, anche se oggi mi ha stupito perché non pensavo che reggesse tutto questo tempo in campo, mi sembra più di 60 minuti, quindi sono contento e sicuramente ci potrà dare una mano. De Luca è appena arrivato, adesso insomma si deve integrare nel gruppo. E vediamo, insomma, se ci darà una mano. Verona e Bologna, due partite per chiudere il giorno di andata in attesa di recuperare la partita di Firenze. Cosa si aspetta per fare un primo bilancio? Sì, per Verona e Bologna è già la prima di ritorno, sì. Ci manca la Fiorentina. È chiaro che già siamo quasi a metà, quindi direi che il primo bilancio è molto buono. Sappiamo che noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, che è la permanenza in Primavera 1, veniamo dalla Primavera 2, non dobbiamo dimenticarlo, anche perché la classifica è cortissima, appena ci sono un paio di sconfitte torniamo subito bassi, due vittorie va in alto, quindi come vi ho detto sempre, la classifica la lascia il tempo che trova, fino a marzo non si potrà sapere qual è il destino nostro. Noi dobbiamo guardare partita per partita, facendo un bilancio delle prime 14, 15, direi che la squadra è andata bene, stiamo crescendo, secondo me anche dal punto di vista del gioco, i singoli sono migliorati, vedo movimenti che sono stati assorbiti bene, la fase difensiva la facciamo abbastanza bene, anche se dobbiamo migliorarla, come io mi sono arrabbiato molto gli ultimi 10 minuti perché
Un'altra cosa che bisogna migliorare è la concentrazione, perché il calcio in 5 minuti cambia tutto, quindi bisogna lavorare sui giovani, su questa cosa, su questa qualità che bisogna avere per fare il calcio ad alti livelli.